Come ho detto nell'introduzione del video precedente di questa serie, la serie dedicata alle letture tratte da Vi racconto l'astronomia di Margherita Hack, questo è un recupero di un video rimasto, diciamo così, appeso per diversi mesi. Con questo si chiude la serie delle letture tratte appunto dal libro e per il momento anche la serie dei video dedicati alla grande astronoma italiana. Nell'ultima citazione che tra poco andrete a vedere, tratta dall'ultimo capitolo di Vi racconto l'astronomia, andremo a vedere qualcosa sulle origini dell'universo. Inoltre, in descrizione, trovate i link sia alla recensione del libro, sia a tutta la playlist, in maniera tale da poter recuperare le letture precedenti. Per cui, senza porre altro tempo all'attesa, eccovi la lettura hackiana. Non sappiamo come sia cominciato l'universo e come abbia avuto origine l'espansione. Si fanno varie ipotesi molto difficili, per non dire impossibili, da verificare sperimentalmente. Un'ipotesi è che lo spazio vuoto, il quale non è un inerte contenitore di materia, si trovasse in uno stato analogo a quello in cui si trovano gli atomi eccitati, cioè in cui gli elettroni in uno stato di energia più alta di quella minima, o stato fondamentale. Un atomo eccitato ha sempre una probabilità più o meno alta di ricadere nello stato fondamentale, emettendo radiazione. Non possiamo prevedere quando questo accadrà, ma solo conoscere la probabilità che questo accada. Così lo spazio può essere caduto dallo stato eccitato a quello fondamentale, emettendo un'enorme quantità di energia che avrebbe dato origine non solo all'espansione, ma anche alla formazione di materia, data l'equivalenza fra materia ed energia, secondo la relazione di Einstein E uguale a mc quadro. Ci si domanda anche se l'universo è tutto ciò che esiste, oppure, come è stato suggerito da vari scienziati, esiste uno spazio e un tempo infiniti in cui si formano casualmente regioni in grado di dare origine ad altri universi, sia simili al nostro che completamente diverse. A questo punto si travalica il campo della fisica per entrare in quello della metafisica, cioè non verificabile sperimentalmente. Ed è interessante da un punto di vista filosofico. Nell'antichità l'uomo, ingannato dai propri sensi, riteneva che la Terra fosse il centro dell'universo. Poi ha capito che la Terra e i pianeti ruotavano intorno al Sole, posto al centro del Sistema Solare. In seguito ha compreso che il Sole è una stella, come miliardi di altre, mentre l'inganno dei sensi aveva ancora fatto ritenere che il Sole si trovasse al centro della Via Lattea e che questa abbracciasse tutto l'universo. Nel tempo ha scoperto che il Sole occupa una posizione periferica nella Via Lattea, questa è una galassia fra miliardi di altre e che tutte insieme costituiscono il nostro universo. E ora ci domandiamo, ma questo è veramente tutto ciò che esiste? O è solo un universo fra infiniti altri? E rieccomi qui per i saluti finali. Ovviamente, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Detto ciò, non mi resta che dirvi. Saluti a tutti!